Noi avevamo chiesto in questa giornata di far sì che nessuno degli utenti inviasse una richiesta online di acquisto, proprio per essere solidali nei confronti di questi lavoratori. Chiedono sostegno per i lavoratori che durante la pandemia non si sono mai fermati ed hanno garantito le consegne a domicilio. I sindacalisti della CGIL, del NIDIL e della FILT anche in Abruzzo sostengono le rivendicazioni dei lavoratori dell'indotto Amazon, driver, magazzinieri e addetti alle pulizie, nella giornata di sciopero proclamata a livello nazionale a seguito della indisponibilità dell'Asso Espressi, associazione datoriale che rappresenta Amazon in questa vertenza, ad accogliere le richieste del sindacato. Grande quantità di lavoro, soprattutto risarcimenti dei danni che vengono chiesti ai lavoratori anche quando non ci sono le condizioni e soprattutto la tutela per questi lavoratori che nel rispetto dell'articolo 42 del contratto collettivo in caso di cambio di appalto, a cui mi sento di dire tra le situazioni più importanti che vanno messe in evidenza è la possibilità di essere riconfermati, perché questi utilizzano una rotazione sistematica dei lavoratori con contratti a scadenza e vengono rinnovati sistematicamente con altra forza lavoro, quindi non rinnovano i contratti. Le relazioni sindacali con Amazon restano complicate in tutto il mondo e anche in Italia, raccontano i rappresentanti dei lavoratori. C'è la sensazione di un controllo che definiscono intimidatorio, mirato a non far diffondere le rivendicazioni tra i lavoratori. Amazon è una delle realtà di distribuzione e logistica più ricche del pianeta. E il problema sono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che non sono riconosciuti appieno. Questa avvertenza dei driver, di chi consegna le merci di Amazon, può essere assimilata anche a quella delle persone che consegnano invece a domicilio i pasti, i cosiddetti rider? Sì, tant'è che anche sui riders ci sarà un primo sciopero il 26 di marzo, hanno dato solidarietà ai drivers di Amazon. Questa ancora di più, quella di oggi, della filiera Amazon, diciamo il primo sciopero nazionale, il primo sciopero in Europa di tutti i lavoratori Amazon, quindi i lavoratori somministrati che preparano i pacchi, i lavoratori delle pulizie che puliscono gli stabilimenti e i driver che portano i pacchi a casa dei consumatori.